tutta ricotta condita, poi li friggevi. Vi faccio vedere come qui è ripieno di ricotta proprio. Ma non sì. È. Non è tutto questo lì. No, ma lei quando era giovane friggeva proprio nel... Si facevano lì a casa. Ah, nel olio. Ripieni di ricotta. Facevi una sfoglietta come questa, no? Ma questa è tutto un impasto. Una sfoglietta fina. Sì. Poi con il cucchiaio riempi di ricotta, poi la chiudevi e si friggeva. Ah, per... Levati fritti. Ah, ok. Li facevi fritta un pochetto e ci mettevi lo zucchero sopra. Per carnavali si facevano questi, vero? Anche per Natale. Ah, anche per Natale, ho capito. Poi si facevano tozzetti che li tagliavi. Prima li mettevi a forno. Sì. Dopo fermi, li ritagliavi tutti e li rimettevi al forno. Ah. Per Natale. Per Natale, che bontà era. Ma questi piacciono o no, questi qua, biscotti? Piaciuti questi qua? Questi non ho visti mai, perché dentro c'è la pasta dura, vedi? No, è ricotta, morbida. Non è tutta ricotta. Non è tutta ricotta. Sì, è ricotto ripieno. Assaggio ora io. Si sente proprio la pasta. Questo è napoletano. I napoletani fanno così. Un bel dolce. Sapore è buono, eh? Sapore molto buono. Ricotta con aranci si sente. In Italia turismo da record almeno fino all'Epifania. Intanto si sono regalati qualche giorno di vacanza. Spumante nessuno non vuole aprire, lasciamo così. Per prossima volta apriamo spumante. Per me quando l'aprite, l'aprite. Sì, abbiamo bevuto questi giorni, ma questo spumante hanno regalato a noi, abbiamo tanti questi spumanti così, non lo so che spumante, questo dolce. Ve li regalano? Sì, a Maurizio hanno regalato a lavoro un pacco regalo, dove era spumante, panettone, cioccolato e altra roba. Poi altra una mia amica mi ha regalato questo. Anche lei un pacco regalo dove era panettone, spumante, dolci. E poi anche amici di Maurizio hanno regalato altro pacco. Abbiamo tanti a casa e non c'è voglia di aprire questo qua dolce. Ma lasciamo qui, poi si apre, apriamo la prossima volta quando viene. Questo è proprio buono. Io quando ho assaggiato per la prima volta mi è piaciuto tantissimo questo qua. Il sapore è buono. È tipico napoletano. Come fanno per Pasqua dolce? Come si chiama dolce? Pastella napoletana? Vabbè. In Lazio che si cucina? Che dolce si fa per Pasqua? La pizza di Pasqua. Ah, pizza di Pasqua, dolce? Dolce, sì. Oppure maridozzi, dolci. Le crostate con la ricotta. Assaggiamo ora anche questo. Si chiama Fardone. Però è fatto la torta, insomma, che metti dentro tutta la ricotta con le sfoglie sopra, fa le striscette, no? Ah, si fa così? Sì, pieno di ricotta. Vedete dove sta la marmellata? Aiutami. Oh, bravo. Anche questi qua, napoletani. Prendi uno. Assaggiamo anche questi. Anche questi ripieni di frutti di bosco. Questi io ho mai mangiato. Ora assaggio anche uno. Fai vedere? Ah, e questo è così, novità. Morbido, profumato. E che frutta sono, lo sai, di bosco? Frutti di bosco. La marmellata. Sì, un pochino marmellata, sì. Un po' misto.
mirtilli, lamponi e quelli neri. Assaggi questo qua. Beh, ancora c'ho tutto questo. Così mi dai, mi dà su mio, no, un morso dare qua, mi dà un giudizio. Ma me lo dà, è buono.